Sono tornata con un altro video e questo sarà un video totalmente e solamente parlato, anche perché è tantissimo che non ne faccio uno. E sapete che quando inizio a parlare non mi fermo più. Vi devo dire un po' di novità che sicuramente uno vedrete e due scoprirete più avanti. Mi scuso anche se ogni tanto vedete qualcosa sui denti, ma la prima volta che provo questo rossetto, che per chi me lo chiedesse, aspettate, vi dico subito che è questa qui, la Melted della Too Faced. Questa qui è dell'edizione Chocolate. E il colore si chiama Chocolate Cherries, che è bellissima, è lucida, non si secca niente, però è un po' complicata. Parto dalla prima novità che avrete visto già nei video precedenti, ma non vi ho mai spiegato bene più di tanto, e sono i capelli. Che se mi seguite su Instagram o avrete visto il canale dei vlog, che anche di questo parleremo dopo, avrete visto appunto che sono andata a rifarli. La cosa qual è? Che io, se avete visto la foto e tutto quanto, avrete visto che avevo la base tipo violetta, lilla, e le punte rosa. E come vedete il rimasuglio delle punte rosa c'è ancora e sulla base è rimasto tipo un grigio. Ecco, in realtà sotto sono completamente bianca, cioè proprio biondo bianco. E quei colori di prima, visto che molti me l'hanno chiesto, mi hanno detto io la malattia ritinta i capelli. Ecco, quei colori che avete visto erano colori a base d'acqua, quindi che dopo qualche lavaggio se ne vanno. E quindi ecco il risultato di adesso. Tra l'altro stasera devo rilavarli, quindi poi vedremo anche come verranno dopo quest'altro lavaggio. Quindi se volete vedere il colore meglio oppure dove sono andata a fare i capelli e tutte queste altre cose, vi lascio da qualche parte nelle schede informazioni, non so se sono qua o qua, il video vlog dove vi ho fatto vedere appunto tutto quanto sui capelli, e tutte le informazioni del parrucchiere e cose varie sono nell'info box del video. Detto ciò, finita parentesi capelli. Altro aggiornamento tatuaggi, come vedete sono ancora incremati. Questo piccolino che ho fatto qua è guarito, cioè ormai basta. Mentre questi altri due stanno ancora guarendo. Io in realtà speravo mi guarissero prima del ritorno a scuola, che ci sarà domani, anche di questo parleremo dopo. Però ci sono ancora un po' di crosticine, cose varie, cioè proprio pezzettini piccoli, Vedete, ho qualche crosticino qui bordo. Tra l'altro ho deciso di non fare un video su questi tatuaggi che ho fatto questa volta e aspettare l'anno prossimo e fare un aggiornamento annuale, più che ogni volta che vado a fare un tatuaggio faccio un video, perché altrimenti qua non la finiamo più. Sarebbe un canale solo pieno di video tatuaggi. E quindi il prossimo video aggiornamenti tatuaggi, ecco il coso sui denti che vi dicevo, sarà il prossimo anno, perché quest'anno già ne ho fatti abbastanza, quindi direi di passare all'anno successivo poi. Comunque stanno ancora guarendo. Comunque c'è, cioè, questo lo vedete sempre, anche questo più o meno lo vedete, e ve ne parlerò poi meglio tra un po'. E PS, ma proprio PS giusto perché non vorrei polemiche e cose varie. Per chi conoscesse Deborah, abbiamo fatto praticamente il tatuaggio molto simile, anche se lei l'ha fatto prima, io l'ho fatto dopo, però abbiamo preso ispirazione dalla stessa foto, però poi naturalmente è stato fatto in maniera diversa. Tutto qua perché mi è stato detto che ho copiato il suo, quando non è vero. Poi passiamo alla novità più grande che volevo annunciare in questo video, che è anche quella penso che avrò intitolato, perché è la cosa di cui dovete essere al corrente, cioè il canale dei vlog chiude. Chiude in che senso però? Non voglio che naturalmente sia una chiusura definitiva, perché tutti i vlog che ho caricato, tutte le cose che ho fatto, voglio che rimangano, cioè assolutamente, anche perché sono ore e ore e ore, giorni di lavoro, altrimenti andrebbe buttato e naturalmente non mi va. Quindi il canale dei vlog rimarrà aperto per chiunque voglia poi andare a vedere i vlog, quello che ho fatto, eccetera, eccetera. Però sappiate che non caricherò più vlog su quel canale, praticamente, che vi linko qua sotto per chi fosse curioso, magari non ci è mai andato a dare un'occhiata. Però i vlog da oggi in poi, quindi da questo video in poi, saranno caricati esclusivamente su il canale Ila Makeup 02. Quindi questo qui dove state guardando questo video adesso. Vi lascio un piccolo sondaggio sempre nella scheda informazione, dove appunto vi chiederò se vi piacciono più i vlog su questo canale o sull'altro. Perché mi sono accorta che molte persone a volte rimangono un po' così, quasi
quando dico con canale di vlog perché non l'hanno mai visto, magari dico anche delle cose importanti in quel canale e quindi ho deciso di pubblicare tutto quanto su questo, almeno è una cosa un po' più raggruppata e non ci perdiamo, però sappiate che quel canale rimarrà aperto, quindi da oggi in poi i vlog anche struccata, cessonizzata, saranno su questo canale e questa era la novità più grande che dovevo annunciarvi in questo video, anche perché ce l'ho nella testa da un po' di tempo di fare questo progetto inverso, diciamo così. Però non lo so, non mi era mai sembrata un'idea al 100% giusta e sensata. Invece adesso non lo so, mi sono resa conto che per quanto mi riguarda almeno sarebbe una cosa più facile. Altro cambiamento, o meglio, rinnovo, è che domani ricomincio scuola e anche qua ho avuto un sacco di domande da parte vostra perché naturalmente sapete tutti o chi mi segue da un po' di tempo, chi non mi segue, insomma, l'altro anno o meglio a fine giugno ho terminato la scuola professionale indirizzo estetico che faccio qui a Roma, una scuola regionale, anche qua rispondo perché me lo chiedete sempre, però hanno aggiunto un quarto anno facoltativo che prevede un diploma aggiuntivo a quello che già ho e quindi l'ho voluta fare. Se mi piacerà la continuerò, altrimenti poi mi ritiro e ciao, facciamo qualcos'altro. Era quello nel senso di ritorno a scuola, perché vado a fare questo quarto anno aggiuntivo, che in realtà sarà molto diverso da un anno scolastico normale, perché farò sempre il laboratorio a scuola, farò le materie da studiare, eccetera. Ma al contrario degli altri anni, sapete che andavo a fare lo stage o lo stage, non lo so, penso si dica stage perché è francese. Invece di farlo un mese o un mese e mezzo come ho fatto negli anni passati, lo farò di 3 mesi addirittura, quindi inizierò a novembre e finirò a febbraio, senza poi contare le vacanze naturalmente. E quindi questo è un grande cambiamento. Io spero di continuare sempre con regolarità a fare i video, naturalmente mi impegnerò in questa cosa. Rimanendo su questo argomento video e quando saranno caricati, eccetera, eccetera, ho deciso 2 orari e giorni predefiniti per tutti i video. A parte per i vlog che magari saranno caricati così sfalsati o anche magari lo stesso giorno in cui uscirà un video fatto un po' più carino, nel senso non so come spiegarvelo. Quindi i video che vedrete sempre, quelli ci saranno sempre, cioè state certi, a meno che io sui social non vi dica, insomma, che è successo qualcosa di particolare, mi è cascato un meteorite sulla casa, ci saranno sempre. Quindi seguitemi prima di tutto su tutti i social, vi lascio sempre qua sotto linkati oppure gli account così potete cercare, perché lì vi dico tutte le novità, le notizie, eccetera. I giorni predefiniti sono il lunedì e il giovedì, come anche starete vedendo che ho fatto ultimamente, e tutti i video saranno caricati alle ore 4, alle 16 del pomeriggio. Ho deciso questo orario naturalmente perché stando a scuola, magari non tutti escono o comunque frequentano un liceo superiore, eccetera, e quindi escono magari all'una, alle 2, orari così, ma qualcuno può uscire magari anche alle 4, insomma cose del genere, quindi il video sarà pubblicato alle 4, sempre e comunque, ripeto, a parte cose strane che potrebbero accadere. E anche questa ce la siamo tolta, ve l'ho detto. L'ultima novità, che in realtà me la sono lasciata alla fine perché è meno importante, tra virgolette, di quelle che vi ho detto prima, è il fatto che, primo, stanno per ricominciare tutte le serie mie preferite e anche di questo vi ho fatto il video, oppure ve lo farò, non lo so. Comunque sappiate che ho girato il video delle serie preferite, quando lo vedrete lo vedrete, non lo so. E secondo, finora è iniziata una di queste serie che è Once Upon a Time. Vi lascio linkato qua sotto il sito su cui guardo questa serie in streaming e quindi volevo avvertirvi che è ricominciata la sesta stagione, penso sia. Sono abbastanza certa. E io sono molto emozionata, cioè tantissimo, perché è una delle mie preferite. Detto ciò, tutte le novità sono finite. Io me le ero praticamente scritte tutte sulle note, cioè notare questo è chi è malato di disturbi. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Spero sia un video fatto anche un po' meglio con le luci, perché adesso è un po' tardi. Non riesco mai a sistemare queste luci con questa macchinetta che ho adesso, molto provvisoria. Sappiate che a breve la cambierò. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e un bacio grande. Ciao!